sarà varato in quota nella settimana fra il 31 gennaio e l'8 febbraio il primo impalcato da 100 metri del nuovo ponte per Genova. Emergono nuovi dettagli sul cronoprogramma del nuovo ponte da parte del commissario alla ricostruzione Marco Bucci in un'intervista a Genova 24. Si tratta di una delle tre travi da 100 metri e sarà quella tra le pile 8 e 9 in area cantiere ovest. L'impalcato verrà issato dalle gru con tutte le componenti già montate, spiega Bucci. Sulla base di questa operazione si potrà procedere con gli altri impalcati da 100 metri, più complessi da varare perché uno si trova a scavalcare il torrente Polcevera e l'altro la linea ferroviaria e tutta una serie di sottoservizi nell'area del Campasso, motivo per cui bisognerà anche fermare alcuni treni per 5-6 giorni. Verranno però issati 300 metri di ponte con sole tre attività perché il grosso delle lavorazioni sarà fatto a terra e non in quota. Entro la fine di gennaio si effettueranno altri tre sollevamenti, due a Levante e uno a Ponente. A febbraio altri 7, continua Bucci. Questo significa che tutto il ponte potrà essere completo e visibile intorno al 20 marzo. Ad aprile si potrà iniziare con le operazioni su solette e asfaltatura per arrivare a giugno con il collaudo statico. Resta ancora un'incognita il nuovo nome che verrà tuttavia scelto entro maggio. Sono arrivate moltissime indicazioni da tante persone, racconta Bucci, ma quella che mi ha colpito di più arriva da una terza media di una scuola della città metropolitana che suggerisce a me e all'architetto Piano un nome particolare, Ponte Nan. Il sindaco commissario spiega il senso della proposta. In genovese sono i padri o i nonni a chiamare nani i figli, e allora il ponte ricorderebbe in generale un rapporto come quello tra padri e figli. Non so se sarà questo il nome che sceglieremo, ma mi piace l'idea.